Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Chef Franco. Come ben vedete abbiamo cambiato postazione di cucina, abbiamo fatto vedere sul video di Chalet Boom e ora sto nella cucina nuova. Guardate qua, solo mi devo ancora ambientare perché quella là, cucina d'intenzione, era un altro passaggio, ora mi devo ancora ambientare, però andiamo bene lo stesso. Ragazzi, oggi faremo paccheri alla vittoria. Un ristorante a Roma con 3 stelle Michelin. Vi faccio vedere gli ingredienti, scusate per la voce perché ieri abbiamo gridato, vi faccio vedere gli ingredienti per il paccheri alla vittoria. Parmigiano reggiano, parmigiano, il burro ce l'abbiamo nel frigo, oddio però sta un po' bello, guardate qua. Secondo il mio punto di vista, un 10 cm un po' più avanti, però va bene lo stesso, dai. Datterini, pomodori San Marzano, purtroppo ho trovato i pelati, quelli là freschi non ci sono ancora, è un altro tipo di pomodoro, aglio e olio della Puglia. E poi dopo vi faccio vedere i paccheri. Io però la cosa bella, sapete qual è? C'ho tutto vicino, ma adesso. Ah, bella, una bella sensazione, mi dovete credere. Allora, aglio, vediamo la cucina nuova come va. Questo è il primo video che faccio, eh. Uno lo schiacciamo e uno lo mettiamo intero. Ecco qua, olio. Ci vuole abbondante olio, ma raccomando, vicino a battuto, l'olio è poco. Datterini. Belli, belli questi datterini. Ecco qua. Accendiamo. Di emozione, cioè pomodori, aglio, noi facciamo per passione, come voi scrivete parecchi di voi, cara non si miscetta, noi ci divertiamo, però mi ferma la gente in mezzo alla strada e tanti di loro dicono ho fatto il tuo piatto, ho fatto il tuo piatto. Questa qua me l'ha regalato mia nuora, già ho fatto vedere nel video. Vamo a fare una cosa bella, un po' di sale, gonduliamo l'uovo. E va bene così. Pomodori San Marzano. Schiacciamo con le mani. Allora, per fare questo video, paccheri alla vittoria, mezzo chilo di datterini, una pelata di San Marzano, un pomodoro, quello là, l'ho preso quello all'insalata perché quello là è romano. Non l'ho trovato, parmigiano quando basta e burro quando basta. Poi dipende quante persone siete. 300 grammi di pasta, se siete 5 ne mettete qualcuno in più. Pomodori. Allora, l'aglio ce lo tolgo, ne uno. Allora ragazzi, nel frattempo che la salsa deve stare più o meno una ventina di minuti, ci vediamo dopo. Fatemi sapere nei commenti come sto nella cucina nuova. Vi voglio bene. Siamo pronti ragazzi. Mettiamo questo qui sopra. Mettiamolo qui dentro. L'acqua bolle. Paccheri, 300 grammi di paccheri. Mettiamo il sale. Frulliamo. Questo è il colore che io volevo. Guardate qua. Guardate com'è bella. Un po' d'acqua di cottura. Nuova, piccolina.
basilico, basilico a basilico. Piano, se no ci può qua cucire. Bello. Burro, spengo. Parmigiano reggiano. Un piatto semplice ma buonissimo. Purtroppo il mio assaggiatore oggi non c'è perché sta a scuola, però glielo conservo ovviamente. Un filo d'olio a crudo. La prima volta che li faccio, buonissimi. Questo qua è il mio pacchero alla vittoria. Vi dico gli ingredienti: datterini, pomodoro San Marzano, pomodoro romano non l'ho trovato, ho preso quello là all'insalata, però l'ho fatto maturare, parmigiano reggiano 36 mesi a quintale e burro. Tiè, guardate che cremosità, mamma mia, bellissimo. Forchette nuove me le ha regalate mio oggi. Mamma mia. Madonna mia. Buonissimo ragazzi. Fatelo a casa, vi ho dato anche gli ingredienti. Detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video. Era un po' emozionato. Allora vi posso dire il piatto è uno spettacolo. La cucina nuova se vi è piaciuto. Se l'immagine è ancora più bella. Detto questo, il nostro motto è uno spettacolo. Se vi è piaciuto, mettete tanto a mi piace. Se non vi è piaciuto, mettete lo stesso. Non vi ho scordato. Sim the best. Vi voglio bene.